Cari colleghi, gentili colleghe, buonasera. Beh, noterete innanzitutto una certa differenza con i soliti sfondi, questo semplicemente perché mi hanno criticato per varie cose, insomma, così non mi vedete più e avete modo di vedere invece alcune delle foto che ho scattato durante la mia ultima discesa a Roma. Bene, partiamo subito vedendo le disposizioni del DPCM, ci mancavano un DPCM, l'ultimo DPCM del 3 di novembre, che troveranno applicazione dal 5 novembre e andranno a sostituire il DPCM del 24 ottobre e rimarranno efficaci fino al 3 dicembre, ovviamente del 2020, che Dio ce la mandi buona. Allora, innanzitutto, le prime misure che adesso andremo a vedere riguardano tutto il territorio nazionale, che al momento è un'intera area gialla. Non ci sono aree verdi. Le cartine che avete visto con alcune regioni colorate di verde non sono valide perché i colori previsti sono giallo, arancione e rosso. Ora l'Italia al momento è tutta di colore arancione in attesa che vengano emanate le ordinanze del Ministero della Salute che le classifichi diversamente, cioè con un grado di pericolosità più elevato, di rischio più elevato, e quindi le classifichi arancioni o rosse. E ovviamente in quel caso varranno delle misure più stringenti che andremo poi a vedere. Allora, non starò a ripetere come faccio di solito, visto che mi avete anche detto che sono noioso, ve possino, ingrati, maledetti. No, andiamo a vedere, cioè non vi ripeto quello che rimane immutato rispetto al passato, vediamo solo le novità. Allora, la prima è che dalle 22 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità oppure per motivi di salute. Quindi rispunta quella che avevamo messo nei raccoglitori per i collezionisti, rispuntano le autocertificazioni. Dovrebbe essere, cioè è già anzi a disposizione il modulo scaricabile dal sito del Viminale, che speriamo non sia ingolfato come è successo ieri. L'altro sito per il click day delle biciclette. Niente, scaricate il modulo e lo tenete a disposizione anche voi in pattuglia per chi ne fosse eventualmente sprovvisto. Deve quindi autocertificare gli spostamenti motivati da lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute. Un esempio molto banale che mi è stato proposto da un collega: ha una figlia che è autorizzata perché rientra negli vari sport autorizzati, agli allenamenti di pallavolo. Gli allenamenti finiscono alle 10, ovviamente questa è minorenne, la palestra non è sotto casa, il genitore, se non lo fa, è un disgraziato. La deve prima accompagnare, ma il problema non si pone, ma la deve andare poi a recuperare, portare a casa dopo le 22. Ovviamente in questo caso è una situazione comunque di necessità, perché appunto la minore non la si può lasciare a dormire in palestra o abbandonata a se stessa. C'è comunque la forte raccomandazione per la restante parte della giornata, quindi dalle 5 del mattino alle 22, di non spostarsi, dice con mezzi di trasporto pubblici o privati, vabbè, ovviamente, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, quindi ovviamente se sono aperti i negozi io posso
andare a fare la spesa. Se sono aperti i servizi alla persona, ad esempio i parrucchieri, posso andare dal parrucchiere. Ok? Bene. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Questo c'era già anche prima. È stato aggiunto un anche se svolta all'interno di locali adibiti ad attività differenti. Di fatto che cosa vuol dire? Da quello che si è capito, sono sospesi anche le attività di gioco e di videogioco all'interno delle tabaccherie e comunque all'interno di qualunque altro punto vendita, cioè dove si trovino. Quindi diciamo il gioco d'azzardo, chiamiamolo così in generale, o il gioco insomma, con le macchinette è vietato ovunque. Altra cosa, novità, secondo me molto triste, ma d'altronde siamo in periodo di emergenza, sono sospesi mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Quindi, appunto, mostre e musei sospesi, chiusi. Altra novità molto importante, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali, presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ovviamente con l'eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei presidi sanitari e dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Ripeto invece un attimo la questione dei pubblici esercizi perché cioè, è bene ricordarcelo. Allora, servizi di somministrazione, di ristorazione, scusate, i soliti bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, eccetera, sono consentiti dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che non siano conviventi. Quindi va bene, 4 salvo conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, vabbè, riguardo ai clienti che siano alloggiati. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme, vabbè, è ok. Nonché, ed ecco la novità, perché prima era fino alle 24, adesso fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Quindi questa è una grossa novità perché è ridotta di 2 ore la possibilità di fare ristorazione con asporto fino alle 22. Bene, altra cosa che questa la diciamo per informazione, perché non saremo certo noi a controllarla, a mezzo dei mezzi pubblici del trasporto locale e di quello ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è possibile un coefficiente di un riempimento non superiore al 50%, quindi è stato, ridotto. A meno che, vabbè, poi viene rideterminato nel caso ci siano scenari di rischio più elevato, ma lasciamo perdere. Ora, veniamo invece al caso in cui lo scenario cambi. Come può cambiare? Semplicemente, insomma, si fa per dire, con un'ordinanza del Ministero della Salute adottata sentiti i presidenti delle regioni interessate e sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. Vabbè, insomma, diciamo così, il Ministero della Salute può emanare un'ordinanza in cui può collocare in uno scenario di tipo 3 e quindi con un livello di rischio alto una o più regioni. Speriamo che una volta individuate quelle che adesso saranno individuate, poi non ci siano più peggioramenti, quindi non ce ne siano da aggiungere altre. Ordinanza del Ministero della Salute che comunque deve verificare almeno settimanalmente il permanere dei presupposti che hanno portato all'emissione dell'ordinanza. Deve aggiornare l'elenco sempre con ordinanza, dei
delle regioni che siano entrate o meno nello scenario di tipo 3 e peraltro potrà abbassarle di scenario solo dopo 14 giorni. Peraltro le ordinanze del Ministero della Salute sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, quindi non possono andare oltre il 3 di dicembre. Bene, nel caso in cui venga stabilito che una regione o più regioni debbano entrare nello scenario di tipo 3, quali sono i divieti previsti? Bene, vediamoli. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni individuate come a rischio alto, cioè arancioni, salvo che gli spostamenti siano motivati dalle solite comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza quando questa sia consentita. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ed è consentito anche il transito in questi territori quando sia necessario comunque percorrerli, attraversarli per raggiungere altri territori non soggetti a queste restrizioni, o in caso in cui gli spostamenti siano consentiti per ragioni che abbiamo visto ai sensi di questo decreto. Diventa vietato poi in questo caso ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, di domicilio o di abitazione, salvo sempre per le comprovate esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute o di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune in cui uno si trovi. Vengono ancora sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra i cui soliti bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Ovviamente l'esclusione delle mense del catering continuativo, purché rispetti, vabbè, le solite cose che sappiamo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, sempre con rispetto delle norme igienico-sanitarie, vabbè, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque invece aperti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante situati lungo le autostrade, ospedali, aeroporti, ma sempre con la garanzia del mantenimento del metro di distanza. Ovviamente non è che vengono meno le altre misure previste dal DPCM, ovviamente vengono derogate solo quelle più restrittive, quindi dove non ci sono misure più restrittive rimangono in vigore comunque le misure restrittive previste dal DPCM. La stessa procedura è prevista anche per l'eventuale individuazione di regioni che si possono trovare in uno scenario di tipo 4 e ancora in questo caso di livello di rischio alto. Diciamo che siamo sfortunatamente purtroppo nel colore rosso. Ancora una volta, settimanalmente, cioè il Ministero fa tutti i suoi lavori che vabbè, a noi poi interessano anche poco, nel senso che cioè, è una responsabilità loro. Nel caso in cui si sia in questi territori, quali sono i divieti? Allora, ogni spostamento, ancora una volta, in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che ci siano i soliti motivi, quindi esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Spostamenti autorizzati nel caso ci sia la didattica in presenza, che voglio vedere dov'è, ma lasciamo stare. Consentito rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza e il transito ancora una volta per arrivare in territori non soggetti alle limitazioni. In questo caso vengono sospese le attività commerciali,
ovviamente in maniera molto più, come dire, pesante, nel senso che non sono sospese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, mentre sono sospese le attività commerciali a dettaglio negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali. Quelle che non sono sospese, invece, devono, comunque, prevedere l'accesso alle sole attività, si fa riferimento qui ai centri commerciali, solo alle attività che possono tenere aperto. Quindi il centro commerciale deve tenere chiuso, ma se ci sono all'interno dei negozi di genere alimentare di prima necessità, questi, possono comunque, lavorare. Ovviamente dice ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi, quindi qui sarà un po' da capire, però la logica è questa, insomma. Quindi centri commerciali chiusi, in questo caso sarebbero sempre chiusi perché zona di rischio particolarmente elevato, salvo questo tipo di attività. Rimangono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolte i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, e rimangono invece aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, esclusione delle solite mense, catering e va bene, consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22. Ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi negli ospedali, autostrade, aree di servizio e rifornimento e autostradale, sì, scusate, mi sono perso su queste robe, ospedali e aeroporti, ma mantenendo sempre il solito metro. Attività sportiva sospesa, rimane consentito l'attività motoria in prossimità della propria abitazione, ma sempre mantenendo il metro. Attività motoria vuol dire la camminata tranquilla, soft, mentre l'attività sportiva è possibile solo all'aperto e solo in forma individuale, quindi il jogging si può continuare a fare. Sono sospese le attività dei servizi inerenti alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24, chi vuole se la va a vedere, e i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza. Altrimenti bisogna dedicarsi al lavoro agile. Bene, saluto tutti, un grandissimo abbraccio a tutti, un buon lavoro, in bocca al lupo per chi finirà nelle zone arancioni e rosse e spero di risentirvi quanto prima con notizie migliori. Un abbraccio davvero di cuore a tutti e buona serata.